Buongiorno a tutti e benvenuti al mio canale. Oggi vi voglio presentare 5 outfit ispirati a Halloween. Non saranno costumi, ma saranno outfit che possono essere, in teoria, spero, indossati nella vita di tutti i giorni. Halloween, diciamo, è una festa anglosassone che però so che ultimamente si festeggia anche in Italia. Comunque il periodo è festeggiato in tantissimi paesi in modi diversi. Noi anche abbiamo il giorno dei santi, il giorno dei morti. Per le tradizioni esoteriche, la notte del 31 ottobre è il momento in cui il velo tra questo mondo e l'aldilà è più sottile e quindi si può comunicare con l'aldilà, con l'altro mondo, insomma. C'è anche la tradizione pagana di Samhain, che è sempre il 31 di ottobre, che è appunto il capodanno delle streghe e dove si festeggiava un tempo la fine del raccolto, l'inizio dell'inverno e l'avventurarsi nella parte più scura dell'anno. Voglio fare questi outfit anche perché, se magari vi piace mascherarvi, quest'anno magari non sarà tanto facile andare a delle feste. Qui ad esempio c'è un semi lockdown, tutti i bar, tutti i ristoranti sono chiusi, non credo ci saranno molte feste di Halloween quest'anno, però se vogliamo comunque sentire lo spirito di questo periodo possiamo magari vestirci in modo gotico, ispirarci alle streghe per il nostro abbigliamento di tutti i giorni e divertirci un po' con i vestiti come sempre. Per ogni outfit farò vedere un cappotto o un giubbotto da mettere insieme all'outfit, perché ricordiamoci sempre sono outfit che possiamo usare anche per uscire, e dopo aprirò il cappotto o il giubbotto e vi farò vedere l'outfit. Iniziamo subito. Per il primo outfit, quello che ho usato è un cappotto grigio molto particolare, un piumino leggero, che ho chiuso con una spilla. Metà delle maniche sono a maglia e ha questi drappeggi tipici dei vestiti delle streghe. Un altro elemento tipico delle streghe è il cappello, un cappello nero, magari abbastanza grande, e anche le scarpe con le punte. Questo è un altro paio di scarpe che potrebbe ricordare quello delle streghe. Una volta che apro l'outfit, che tolgo la spilla, si può intravedere il colle, quindi anche questa collana, anche questa nera, con degli elementi un po' brillanti, che però ricorda un po' i rami neri oppure le gambe degli ragni. Anche questo è un po' ispirato a questo periodo. Il colore dominante degli outfit è ovviamente il nero, perché il nero è il colore dell'oscurità. Questo outfit è ovviamente un outfit total black. Quello che ho fatto è indossare un vestito nero con delle increspature sul petto e con delle maniche larghe. Su questo vestito ho aggiunto una gonna nera che usavo per le prove di flamenco tanti anni fa, che ho ancora, e che ha questo orlo che ricorda l'orlo di una gonna da strega. E quindi poi ho collegato il tutto con una cintura nera. E questo è il look finale. Per il secondo look, quello che ho fatto è indossare una giacca leggera nera con un collo molto ampio, e ho aggiunto uno scialle fatto a maglia nero, anche quello che ricorda comunque ovviamente la strega. Anche in questo caso ho usato un altro paio di scarpe tipico delle streghe, ma con un'altra caratteristica tipica delle streghe, che sono le scarpe con i lacci. Quindi in questo caso ho utilizzato un paio di scarponcini neri. Allora, questo outfit è basato sugli strati, ho stratificato abbastanza. Allora, come primo strato ho messo un vestito di lingerie nero a rete con maglie molto piccole, e di cui si vede però solo l'avambraccio. Poi su questo vestito ho aggiunto un altro maxi vestito nero con una gonna ampissima, a cui poi ho aggiunto una cintura fatta con monetine, che ricordo magari anche qui la strega, la zingara. Come ultimo strato ho aggiunto questo bolerino di velluto nero che ho legato al centro con una spilla a forma di ragno, e ovviamente il ragno è un altro simbolo tipico di Halloween. Per il terzo outfit, invece che alle streghe, mi sono ispirata un po' di più al mondo della moda gothic. Ho usato un giubbotto di pelliccia ecologica con cappuccio, che è un altro tipico elemento di questo periodo, delle streghe, della moda gotica. Aprendo il giubbotto, che questo look è un look
Total Black, creato attraverso la stratificazione. Come primo strato ho aggiunto una maglia con le maniche a rete, che è un elemento tipico della moda gothic. Poi su questa maglia ho aggiunto un maglione nero bello pesante con un collo a dolce vita e delle maniche tagliate a metà, e poi ho aggiunto una gonna invernale, che questa è piuttosto pesante, di lana, e ho collegato il tutto anche qui con una cintura dalla fibbia molto grande. E poi ho aggiunto degli stivaletti neri con del tacco, e questo è il look finale. Per il quarto look ho utilizzato un cappottino leggero tipo impermeabile con il collo tirato su, perché anche questo collo tirato su ricorda un po' Dracula o comunque il mondo del mistero. Ho aggiunto questo paio di stivali stile militare con la zeppa, che cercavo da un anno almeno e finalmente ho trovato online di seconda mano. Allora, questo collo ovviamente si può anche lasciare giù, e quando si apre l'impermeabile si svela questo look, anche questo total black. E cosa ho utilizzato? Ho utilizzato un body vintage, che questo è l'unico capo tra tutti gli outfit che ho comprato apposta per fare questi outfit, che è un body nero di quelli tipo da pattinatrice, da majorette, saggio di danza, con delle mezze maniche che si aprono un po' a fiore, a cui ho aggiunto due gonne una sull'altra. La prima gonna è una gonna pliffettata nera, su cui poi ho aggiunto una gonna molto stretta bodycon sempre nera, in modo da ricreare sull'orlo lo stesso effetto delle maniche, cioè una cosa stretta che poi si apre verso la fine. Ho aggiunto poi una cintura ad anelli metallica e una collana nera intricata che ricorda una ragnatela, un altro elemento tipico di Halloween. Per il quinto look ho utilizzato questa mantella nera con il cappuccio, che ho trovato quest'estate a 1 euro, perché ricordatevi che comprare le cose d'inverno d'estate è sempre molto conveniente, perché i prezzi sono scontatissimi. Quando appunto apro la mantella, ovviamente, che sorpresa, un altro outfit total black. Questo outfit è un po' più gothic romantic. Ho aggiunto i pantaloni di velluto neri, una camicia trasparente nera plissettata e un body di lingerie, e per aggiungere quel tocco romantico ho aggiunto un fiocco nero al collo e un paio di stivali neri alti, e questo è il look finale. Spero che questo video vi abbia dato degli spunti per degli outfit ispirati a questo periodo. Se vi interessa l'argomento di vestiti usati, moda sostenibile e stile, vi invito a iscrivervi al mio canale, a dare un like al video oppure lasciarmi un commento. Pubblico un video a settimana ogni mercoledì. Vi auguro una bellissima giornata. Ci vediamo settimana prossima. Vi mando un grande bacio e state bene, mi raccomando. Ciao!